benvenuto al Golden Voice. Grazie. Ciao cara. Come va? Tutto a posto? Assolutamente sì. Senti, che cosa hai cantato prima? Prima, poco fa? Uh-huh. Poco fa ho fatto un duetto con Sonia e abbiamo proposto, era comunque una prova. Abbiamo fatto Luna Marmi e la prima volta che la facevamo, un po' il testo, un po' le tonalità sono da vedere, eh. Ma datti un voto, come hai cantato? Io personalmente? Secondo me andrà bene. Bravo. Però quando fai duetti diciamo che è sempre un po' in simbiosi con l'altra persona, quindi è sempre un po'... Vabbè, essendo la prima volta ci sta che comunque... È andata bene, si può dire che è bene, migliorando comunque si può fare sempre qualcosa di più. Ah certo, ovvio Daniele. Senti Daniele, da quanto tempo la musica fa parte della tua vita? Da quando ho 13 anni. E mo ce n'hai? Mo ce l'ho 36. Ah vabbè, pensavo che sia. Quindi più o meno 20 anni insomma, dai. Assolutamente sì. Io ero piccolo e mi ricordo che a casa mi chiudevo, quando non c'erano i miei dentro casa, mi chiudevo dalle 4 alle 7, mi chiudevo con le canzoni e facevo tutte cose da solo, quindi sempre un po' da autodidatta. Ah. Ho fatto pochissime lezioni in vita mia, penso massimo 7-8. Quindi niente, mi sono ritrovato qua per caso perché e lei le ha scelto durante una serata che non c'entrava nulla con quello che è successo, con quello che sta succedendo, però mi piace perché poi il gruppo è presente, le persone sono tutte molto ad hoc e c'è molta empatia nel gruppo e quindi sono contento di quello che sta succedendo. Allora, vabbè, lo scopo del Golden Voice è proprio questo, no? Fare aggregazione, conoscenza di persone, la lingua che si parla è sempre la stessa, quindi è la musica, quindi è anche più facile fare amicizie, poi ci saranno le sfide, per carità, però anche questo è un modo di crescere alla fine, no? Assolutamente sì. E se dovessi definire con una parola la musica, che cos'è per te? Ma è andare sopra le nuvole. Ah. Cioè, noi viviamo su degli standard. Ok, lavoro, abitudini quotidiane, responsabilità. Per me la musica è andare sopra tutto, cioè volare sogni. Volare. Mazza che figa questa espressione! Sì, pensare cose che non sono terrene. È fighissima, ma bella, è la prima volta che me la dicono, bella, mi piace un sacco. E invece, se mi dovessi dire chi sei, nel senso che lavoro fai, che hobby ti piacciono, oltre alla musica, magari collezioni qualcosa, il tuo carattere, chi sei? Chi è allora, Daniele? Io sono un ragazzo molto orgoglioso, permaloso e diciamo anche pretenzioso, quindi cioè se penso che devo avere un obiettivo nella vita o ci punto, se no vado via. Ok. Quindi se qualsiasi cosa, il calcio è una mia passione grande, il canto è una mia passione grande. Come lavoro faccio il meccanico, l'elettrauto. Che non c'entra niente né con non caccia. C'entra nulla, però sono responsabilità, perché poi quando c'hai figli a carico e certo. C'è la famiglia da mantenere, stai poco a pensare a quello che devi comunque dove vuoi arrivare nella vita. Certo, no? Chiaro. Però poi ci sono gli hobby e le passioni. Calcio e canto e sono quelle che vanno più di tutti. E quindi io purtroppo lo sport, dopo quello che è successo col Covid, è andato un po' a calare. E non c'è più questa opportunità di interagire con le persone, con gli amici, vero. Con tutto il resto delle cose. Questa opportunità che mi sta capitando io la vedo come gioco adesso, certo. E sono contento e ringrazio Emanuele che mi ha coinvolto in questa situazione e per il resto ti ho detto l'80% della mia vita. Ma tanto allora, quindi puoi andarne fiera. No, bellissimo, sono molto contenta perché mi hai catturato insomma con il tuo racconto. Okay. Senti, fai un in bocca al lupo a te e alla tua squadra, vai. Assolutamente, io spero che la mia squadra possa puntare a questo obiettivo, che può essere visto come alto o minimo, okay. Io penso che sia un gioco, però nel nostro piccolo penso di poter puntare a... Ad andare avanti e perché no? A toglierci qualche soddisfazione. Assolutamente sì. Poi ci ritroveremo qui alla fine di tutto il Golden Voice. Certo. E mi dirai. E faremo un'altra intervista. Con il sunto. E facciamo le somme. Esatto. Che secondo me saranno. Va bene. Positivissime. Spero di sì. In bocca al lupo. Ce la metteremo tutta. Un'intervista bellissima. Grazie infinite. Grazie a voi. Grazie.